Allora, ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Resistance Fall of Man. Eravamo nel mezzo di una battaglia. Allora, dov'è che dovevo andare? Avevamo scoperto che in realtà i Chimera stanno dissotterrando cose, strutture. Sai che sono distratti un po'. Vabbè, qualcuno è morto. Ok. Forse è bloccato. Ok, morto. Aspetta. Aspetta. Ok. No, mancato. Ok. C'è la vita, no? Ma sì, sembrano quelli della guerra dei mondi, così lì in effetti. Sì, la vita. Attenzione. Ah, dai, stavo andando lì dietro, vabbè. No, madonna, ho sbagliato tasto. L'istinto, l'istinto. Aspetta, così ci si abbassava, ok. Ma no. Adesso inizio a confondermi un attimo coi tasti. Aspetta, ecco. Ah, ci sono quelli a quattro zampe. Già. Contro di loro era ottimo questo. Ok. Sono altre chimere, dice della vita. Non ho però... Adesso aspetta, vediamo, questo non ho ancora usato. No, non ho mine. Cioè, non ho... granate. Andiamo. Ok. Com'è che si facevano esplodere? Ah, così, così. Ok. A caso. Olè. Olè. Ok. Sì, in effetti stanno entrando dal cancello. Questo non era male. Però poche munizioni. Oh, bene, un po' di granate. Dammi la carabina. Oh madonna. Ma vediamo se... No, ma seccato. Insomma, batterlo con la carabina... Allora, vediamo se... Eccolo. Cioè, usiamo questo, almeno concentriamo il fuoco. Guarda. Così, sparo. Uso sto masso come copertura, va. No. Oh. Aspetta. Ah no, l'ho preso, madonna, mi ha sfiorato. Aspetta, ok.
Oh. Sta, no, non sta esplodendo. Allora usiamo questo. Adesso sì. Ok. Ok, qua la vita ce l'ho. Checkpoint raggiunto. Quante mine, la Madonna. Ma se io usassi tipo, no? Ah no, ok, ok, ho capito che mine sono. Aspetta. Ok, ehi. Voilà. Ok, c'è qualche documento qui. Sembra. No. Era solo per vita e munizioni. Queste si erano già scattate. Ok. Ok. Una alla volta sono uscite. E qua, aspetta. Ok. Vabbè. No, ok. Queste sono le più semplici da evitare. Dai. Ma aspetta, le distruggo con questo. Non si distruggono? Mi sembra strano. Sì, a mano. Vola, vola. Ok, sono finiti? Un attimo. C'è. Vai. Donna. Ma che cavolo mi ha preso, scusa? Ok, non è che mi hanno sparato questi. Aspetta, io provo a fare così. Magari l'esplosione così. Mi ha fatto danno, non so. Ok, stiamo lontani. Ok. Oi. No, ecco, così è esploso tutto. Aspetta,
Oh madonna. Forse sono stato preso dalle mie stesse bombe, mi sa, Può essere. Allora, dicevamo, lì ci sono due con l'auger. Questo è scarico. Vediamo. Magari faccio così. Ok. Ok. Ah, e qui magari col fucile da cecchino, infatti, posso prenderli. Capitano Mitchell, i Chimera hanno raggiunto l'hangar. Mi servono tutti gli uomini che puoi darmi. Ricevuto, comando. Gunfighter, li faremo uscire da lì. Andate all'hangar. Non possiamo permetterci di perdere quel trasporto. Aspetta. Okay. Ricevuto. Hale, incontriamoci fuori dall'ingresso nord. Madonna. Morto. Ok. Ok. Aspetta. No. Vabbè, senti. Dammi qua. Dammi. Ah, c'è. Di dietro. È andato via. Aspetta, sto imparando a caso praticamente. Fammi vedere anche questo, fare così. Ecco. Ok. Ah, non è morto. Vai. È morto. E c'è la Jeep. I bastardi stanno chiudendo le porte corazzate. Ti copro io, entra. I soldati respinsero l'attacco più violento all'entrata nord, ma poi giunse una nuova minaccia. I Chimera si erano infiltrati nell'hangar dal lato sud. Dovevamo portare al sicuro gli aerei, altrimenti sarebbe stata la fine. Forza, all'hangar! Fate uscire tutti i trasporti! Bello. Evacuazione. Capitano Parker, i Chimera hanno sigillato la base. Solo Hale è riuscito a penetrare. È strano. Che basti, allora. Per ogni stella nel cielo, capitano. Cioè solo noi siamo entrati. Oh oh oh. Aspetta. Tanto vanno ad appendersi nei soliti punti. Ok. Stanno salendo. No, io faccio così, di rimbalzo. C'è uno con respiro pesante.
Ora c'è pure l'auger. Oh. Aspetta. Tanto qui c'è la ricarica. Dove sei? No. Ah, cavolo, dai. Ha resistito. Guarda, arrivano in massa, eh. E aspetta, allora facciamo che usiamo, eh no, sì, la carabina va bene, dai. Forza. Ok, uno via. Poi è andato. Ok, poi adesso arrivano. No. Maledizione. No. Insistenza. Cavolo. Tu no, eh. Ah, stavolta è morto subito, figlio, l'ho preso bene. Ok. Basta. Ok. Uè. Mi sta attirando trappola. Dove è andato? Documento 15 gennaio 1950, ore 13. Ci hanno fatto scaricare container dagli aerei Vittol per tutto il giorno. Dicono che dicono che sono solo materiale da laboratorio, ma hanno messo un centinaio di uomini di guardia. 16 gennaio 1950, 16:30. Ho notato che su alcuni container c'è una bandiera americana. Non ha senso, tutti sanno che gli americani vogliono tenersi fuori dalla guerra a ogni costo. Così non sembra. Non sembrava. Guardalo. No, vabbè, ha preso la granata, va bene, ma io volevo beccare quello lì. Ok, ma che arrivano. Hop, granate a go-go. E granate a go-go. Ho preso quello dietro. Aspetta, no, qua. Ok. Ma io ho fatto il pieno. Dammi un po' scarico, Non mi danno loro i colpi. Ah, ecco, beccati questo. Ma dov'è? Ah, aspetta. Ok. Ma ah no, sono io. Ma questo è un po' diverso,
niente. Sony Auger al massimo. Sergente Hale, appuntamento con il tenente Everly nell'hangar più avanti. Ok. Ma... ah. Spegniamo. Vida. Salve. Vabbè, immagina. Tanto sarà qui il ciclone. Spero. Sì, infatti. Infatti. E cosa usiamo? Fammi vedere. 50. Vediamo, proviamo a usare questo come torretta, però. Colpi, finito i colpi e no. La Madonna mi ha preso. Però era morto. Dai. Ma usare quelle bombe è un po' un rischio, appunto, perché se ti beccano ti fanno male anche a te. Allora usiamo... no, questo non era male. Però magari non come torretta a questo punto. Mi metto... aiuto! Mi metto qua nell'angolo. Chissà. No, nell'angolo no. Adesso devo beccare l'arma giusta. Meno male che c'è il point qua. Magari vado. Guarda, posso andare di carabina col con le granate 40 mm e granate. Adesso vediamo. Faccio così. Dai, ricarica. Così. 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 Ok. Quanto è duro? È parecchio, immagino. Ok, vai. Ok, adesso tardi. Fammi usare fammi usare questo. E fammi usare questo. Esatto. Ah, ho le munizioni. Ok. Aria combustibile. C'è uno. No, esplodi. No, ma il braccio gli ho preso. Porca vacca. Ah, ma forse è morto. No, no, è vivo, è vivo. Sta lì quello. Oh, alleluia. Ok. Ok.
Vai. Olè. No. Dai, no, no, no. Ah, ne ho uno. No. Ok. Ehi, ehi, ehi. Lì esplode? Non... Ah, non posso passare sotto la scala. Dammi, dammi. Corri. Al massimo qui. Ah, granata ha una munizione sapper. Ok, ai, oh, uno andato a fuoco. No, 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 attenzione. Aspetta. Qua non si riesce. Vedere, magari usare questo. Oh, beccato. Ok. Tranquillo, io aspetterei di andare fuori proprio. Aspetta qua. Massimo. Ma mi seguono? Ma mi seguono? Vabbè, dove... Forse devo andare là. Devo andare giù? Boh. Procedete, vi copriamo noi da qui. Procediamo. Ah, qua. Ok, qua, qua. Ok. Così si spera. Aspetta. No. Ok. No, mancato. Ok. E sto aspettando che si scarichi la barra. Ok. Finito i colpi, mi sa. È una sala, boh, per comizi, per riunioni. Unknown. Unknown. È l'avanzata chimera. Ci aspetta qualche documento? No. Madonna.
Su? No, dov'è? Qua. Noi siamo i rinforzi, noi valiamo 100 uomini. Ok. Attenzione. Sentono, ma guarda lì. Ok, 4 colpi, vediamo. L'ho mancato, dammi questo. Arrivo, Guarda che c'è un documento. Criteri per le trasmissioni dell'esercito britannico, sezione 11.2. Incoraggiare gli ascoltatori, usare parole come speranza, vittoria e libertà. Tu porti la speranza di un domani migliore, i nostri cittadini confidano in te, non deluderli. Non fornire cifre esatte sulle vittime, non usare parole come alieno, genocidio, apocalisse. Il pessimismo abbassa il morale. La gente deve pensare che stiamo vincendo la guerra. Bello, non è così. Vado. Vai di... Ecco. Dov'è l'altro? Là. E alle spalle, maledetto. Ok. Qua niente. Ah, qua ci poteva, vabbè. Ehi, questo che ha... Per sicurezza. Cioè... No, non c'era più nessuno, però. Vabbè, ma scusa. Questi, vabbè, sono gli ibidi più avanzati. Hanno, boh, dei cannoni, non so. Fotonici. Guardalo. Ah, che era una... Ole, cotti a puntino. Molto bene. Ehi, maledizione! Ho bisogno di una mano laggiù. Io mi sto... Appunto, sto benissimo, guarda. Allora, aspetta, rieccomi qua. A sto giro ho usato più quella frammentazione. Ok, adesso ve lo so. Ok. Ah, ma mancava solo lui. Alla fine i soldati riuscirono a scacciare Chimera dall'hangar. Trasportammo i sopravvissuti a un luogo d'incontro a Cardiff, 20 miglia a ovest. Io ero rimasta alla base per caricare quanti più rifornimenti possibili. I Chimera Golia si stavano già avvicinando al comando sud. Un attacco di cuspidi sembrava inevitabile.
qua. Dobbiamo vendicare i nostri. Ah, è vero, sì. È vero che si usava l'errante, è vero, sì. Il bivio. Così. Ah, si subriscalda. Ok. Sto colpendo anche i nostri, eh. Il comando sud era perduto. Ok. E con esso più di metà delle truppe. Ma se non fosse stato per Cartwright e Hale, ne sarebbero morti molti di più. Me compresa. Stavamo trasferendo i sopravvissuti in un accampamento di Cardiff. Provai a insistere, ma Hale rifiutò di salire sull'ultimo aereo. L'ultima volta che lo vidi, stava leggendo una cartina che gli aveva dato Cartwright. Più tardi seppi che erano gli schemi dei condotti energetici che conoscevamo. I condotti correvano in superficie per un breve tratto prima di sprofondare nei tunnel dei Chimera. Entrare in quei tunnel equivaleva a un suicidio. Eppure, credo sia proprio quello che fece il. Mi ricordavo che era... Cioè, oddio, pensavo fosse più lungo il pezzo con l'errante, però... Vabbè, andiamo a casa dei Chimera. Ok, qua. Ma... Vabbè, sono stupidi. Sono fatti saltare in aria da soli. Ok. Ce ne sono altri. Sì. Ah, c'è un... Ok. Grigione qua, mi fa senso. Qua ci sono... Però... Aspetta. Ecco. Aia. Madonna, c'è un documento. Bristol, Bracknell. Canate riccio. Ah, ancora, aspetta. No, contro, contro questi bozzoli mine non è male. Ah, qui ci sono. Ok. Ok.
Ok. Basta. Senti. No, aia. Dov'è? Aspetta. Indietro, indietro, indietro. Guarda, aspetta, qua c'è della vita che non avevo preso. Ecco. Ok. Usiamo questo. Ok. No, non sono finiti. Aspetta. Ho solo due colpi qui. Aspetta. Uno a lui. Dov'è l'altro? Non ce n'è un altro che ha l'auger? No? Sembra di no. Ah. Ok. Ok. Ci sono dei bozzoli mina. Aspetta. Ok. Bloccato. Allora, aspettate, qua mi incastro un'altra volta, eh. Guarda. Beh. Dov'è? Oh, sono arrivati in ritardo. Ok. Ok. Ah, sto giro non ho preso le granate a riccio, mi sono dimenticato, vabbè. Vabbè. Aspetta. Ok, a catena, a catena. Ehi. Olè. Parlando di noi. Boh. Cos'è? Scusa. Boh, vabbè. Qua? Niente. Qua mi sa di trappolone. Aspetta, io mi sposto. Ecco. Olè. Abbiamo preso... ma il checkpoint sarà qua, vediamo. Dai, adesso non ci ho fatto caso.
infatti. Non male. No, usiamo allora questo. No. Ok. Arriva un altro. Ah, ma quelli sono sgherri, vabbè. Oh, beccati questo in fronte. Ancora. Chi è? Chi è? Io proprio qua. Aspetta. Dammi. Dammi. Nel caso si avvicinino. Ah no, di questa non ho colpi. Finiti? Oh Madonna, che bordello. Carneficina. Dammi tutto. Ok. Vita ce l'ho. Lì c'è un documento. Stavamo dando la caccia a un gruppo di selvaggi quando i Chimera ci hanno teso un'imboscata. Io e il sergente Drake siamo stati separati dal resto della truppa. Siamo riusciti a ritrovare gli altri, o almeno quel che ne restava. Mentre seppellivamo i compagni sentivamo i selvaggi tutti attorno a noi, ridevano. Io volevo attaccarli, ma eravamo in due contro almeno una dozzina. 17 marzo 51, ore 16. I selvaggi ci seguono incessantemente, tenendosi appena fuori tiro. Stanno giocando al gatto col topo. 18 marzo, Drake è andato a prendere l'acqua e non è tornato, aveva l'unica bussola. 18 marzo, sento i selvaggi intorno a me, ma non ho versi disumani, ogni minuto più forti. Penso che abbiamo preso un tot numero di documenti. Qua. Ok. Questi rotolano. Oh. Sono corazzati, che. Aspetta. Madonna. Aspetta, qua ho lasciato della vita. Eccola. Ok. A vedere. Grigione, azzannatore. No, vedi, questo non l'abbiamo. Grigione, ok, azzannatore. Gli azzannatori sono simili agli ibridi, solo più forti e crudeli. Il loro processo di conversione è stato modificato per accentuarne l'aggressività ed eliminare l'istinto di sopravvivenza. Corrono rapidamente tra le linee nemiche e usano l'arc charger per colpire il maggior numero possibile di nemici. I Marines spesso utilizzano un tiratore scelto per occuparsi degli azzannatori, prima che possano avvicinarsi abbastanza da rappresentare una minaccia. Rotatore. I rotatori sono saltatori adulti che hanno sviluppato un più veloce metodo di locomozione. Dato che si stanno avvicinando al termine del proprio ciclo vitale, la decomposizione interna causa il rilascio di liquido corrosivo. I rotatori utilizzano questa caratteristica come attacco iniziale per accecare le prede prima di colpire con gli artigli e con i denti. Quando attaccano in gruppo, i rotatori sono in grado di spazzare via una squadra di normali dimensioni in pochi secondi. Sì, sono un'evoluzione dei saltatori,